Benvenuti a Vivi Giappone, oggi ci troviamo da Rocco, c'ho un certo languorino e vorrei mangiare qualcosa. Che mi consigliate voi? Ciao, ciao, ciao Shoji, ciao. Che mi consigliate? C'è qualcosa di nuovo? Fammi vedere un menù. Sì, sì, okay. Ecco. Vediamo dunque. Ah, ammazza, c'è della roba nuova, fammi vedere. Allora, antipasto e formaggi, no? Bresaola, rucola e grana magari, ma non adesso. Ah, aspetta, questo che cos'è? Davide no panino, cioè salsiccia, talsa tonnata, cipolla, e poi che altro, cioè, pomodoro, rucola, non finisce più questo. Philadelphia cheese e mozzarella e bufala, il pennino di Davide Bitti, 1500 euro. Incredibile. Allora, uno, grazie. Uno era più costoso di... di Rocco. Ciao panino. Me fai uno, dai, me fate uno, grazie. Vengo? Faccio vedere come si fa. Grazie. Direttamente. Perché no, non so se... Adesso c'è Zeb che c'ha la pizza di Zeb, invece Vivi Giappone ha il panino di Vivi Giappone. Ah, chi è? Allora, usiamo la pasta per la pizza. Ok, prima partiamo, sì. Pasta della pizza, no? E la tagliamo in due pezzi. Ok. Giusto per prepararci. Ok. Dopodiché. Questa la tagli in due pezzi perché poi la metti. Facciamo un panino, un sandwich. Un sandwich, esatto. Allora prendiamo una bella salsiccia. Questa le fa fatta in Shoji, no? Sì, fa Shoji. Salsicciotte. Fatto in casa di Shoji. Comunque, Amedeo, per chi non so ricordasse, è uscito poco finora su in Giappone. Ma... sì, sono sempre preoccupato. Sempre preoccupato. Ah, sì, portare Rocco al top. La cultura italiana a Sendai. Esatto. Questa la metti, la vai a fare il forno. Cari. Questa, nel frattempo è arrivata un'altra italiana. Ah, c'è pure Danila, oh! Questa? Ah, ciao! 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 Oh, sta facendo il panino. Guarda come ha schiacciato la... guardate come ha bella schiacciato la... la salsicciotta. Allora, prendiamo... ovviamente la cipolla, che non può mancare. Cipolla. Un bel sandwich, sì, un bel cipollone crudo. Che non può mancare in un paninazzo... ci sta ignorando. Che a Verona... a Verona noi chiamiamo questi tipi di panini... o meglio, quando andiamo a mangiare questi tipi di panini, diciamo andiamo a mangiare dal merda. Ah beh, da Roma, da Roma. Zozzone. Dal merda. Salutiamo il re degli zozzoni di Roma, di Marina Salsiccia, il panino matto, che chissà che magari qualcuno è il panino matto, che grande panino matto, mi ha veramente svezzato il panino matto. Che possa vederlo, non so. Speriamo. Quindi allora, mettiamo in forno. Aspetta, facciamo la scena, vedi? Okay, mettiamo in forno, un pochettino. Ok. Cottura a piacere. Questo è solo l'inizio, eh? Sì, questo è solo l'inizio. Nel frattempo sottofondo Dark Polo Gang 777. Perché è un grande fan, è un grande fan. E salutiamo la Dark Polo Gang. Ho visto che Dark Meme Gang è anche iscritto al canale, lo saluto. Saluto Dark Meme Gang. Quindi prendiamo la pasta della pizza precedentemente tagliata. Bene, guarda bene. Bello, a mano, stirata bene. Stiriamola in modo da formare un bel sandwich. Ok. Facciamo due. Vai. Dopodiché direi, siccome abbiamo... parecchio tempo prima che la salsiccia sia cotta, sì. Direi anche di preparare il resto del condimento. Perché esatto, c'è parecchio condimento. Esatto. Quindi prima di inserire il pane dentro, prenderei molto volentieri. Cosa? Una bella mozzarella di bufala. Oh, questa mozzarella di bufala importata, eh? Importata dalla compagna. Bello, bello. E la tagliamo in per pezzettini. Perché Amedeo se la spigne in cucina. Amedeo la spigne. Grazie ad Amedeo. Ormai Rocco è diventato strafamoso. Tutte le donne per Amedeo, è vero? Sì. La verità. Sì, qua è pieno di... pieno di donne qua. Pieno di donne. Mettiamo già. Vai. Intanto vedete sprigola. Sì. Dopodiché prepariamo la nostra... salsa tonnata. Perfetto. Per semplicemente con come è fatta? Come è fatta? Allora io questa salsa tonnata la preparo con uovo sodo, sì. Tonno ovviamente, maionese, sì. Capperi, acciughe, pepe e sale a piacere. Perfetto, bella carica. Però prevalentemente ovviamente tonno. Perfetto. Quindi andiamo a vedere la situazione della salsiccia. Facciamo tranquillamente
bella, guarda com'è bella. Sprigola, ragazzi. Il rumore dello sprigolio, facciamolo sentire. Sì, ci vuoi mettere dentro la telecamera. Siamo dentro. Sì, facciamo. Mangiamo anche quella. Panino telecamera. Mangiamo anche quella. Quindi prendiamo anche pomodoro. Pomodorino. Esatto. Vai. Operatore di giro. Però prima meglio controllare. Controlla, controlla. Vabbè, vediamo che la pasta. Guarda la pasta. Perché è pasta della pizza. Quindi la schiacciamo proprio violentemente come fosse un prodotto, vai, non so, una zanzara. Ok, dai. Io si trave con questo. La giriamo. Bravo. Questo tra l'altro un esperimento che portiamo avanti io e Amedeo da parecchi mesi, perché abbiamo modificato i panini su panini e questa è la versione definitiva, tipo quale stiamo lavorando. Stiamo ancora lavorando, stiamo, però è andata sul menù. Sì, devo dire che ha accettato di metterlo sul menù. Devo dire anche che rispetto, perché comunque ha un prezzo, ha un prezzo, ha un prezzo, costa come una pizza, però vale molto più di una pizza, perché personalmente lo amo. C'è l'amore. Esatto. Quindi vediamo che sono quasi pronti. Ma quasi pronti? Il pane si è quasi pronto. La salsicciotta, vai a vedere. La salsicciotta, siamo quasi anche qua. Anche l'odore di cipolla è molto interessante. No, è la cosa più buona che ci sia al mondo. Possiamo anche prendere il nostro... Cosa prendo? Philadelphia. Ah, il Philadelphia. Siamo notati, abbiamo il Philadelphia. Proprio vero Philadelphia? Quindi ragazzi, bello. Quindi abbiamo il nostro pane pronto. Oh, pronto, vai. Ok. Molto caldo. Ok. Direi per prima cosa utilizziamo il Philadelphia e ce lo sfogliamo per bene. Bello. Possiamo anche mettercelo tutto, visto che... E poi c'è pure invece la pizza Amedeo, eh? Amedeo Special c'è, sì. Che è una pomodorini, patate, rucola, sì. Grana. Beh. Salamino piccante. Beh, pure la vera. Insomma, diciamo che era. Diciamo era il mio pasto. È il mio pasto attuale. Quando finisco di lavorare. Giusto per stare leggeri, per iniziare al meglio. È diventato ufficiale. Sì, per iniziare. Anche quella direi che è una delle pizze più richieste. Sì. Sì, è una specie, ma perché il gaijin affascina. Certo. Poi c'è il panino Davide, come va? Dimmi Davide, che è grosso per i giapponesi, È grosso, però le cose grosse piacciono. Diciamo che il Davide è richiesto. Una settimana, ne faccio un paio a settimana. Vabbè, che comunque per un panino da 13 euro. Il menù è vasto. È vasto, che sta. Non è una margherita, vuoi dire. Esatto. E comunque ti riempie per bene. Sì. Qua vediamo, abbiamo spalmato il nostro Philadelphia, abbiamo la nostra salsa. Quindi ragazzi, prendete appunti, perché se volete rifarlo in Italia non è un problema. Andiamo alla stessa tornata, è deliziosa, è vero. Quando lui mi disse la prima volta, ma ce la metto la salsa tondata? Io disse, ma che stai a dire? E invece... Pensa che una volta abbiamo fatto anche quello con la mortadella al posto della salsiccia, che era buonissimo. Però io se devo dire una cosa, la mortadella è buona. Così com'è, senza nessun... Tutto col pane. Ah, è arrivato intanto il francese. Ciao, buongiorno. Ciao, bella. Vai. È arrivato il nostro francesino. Quindi, direi che ora possiamo... Che metti? Inserire nel nostro paninazzo la rucola e anche l'insalata normale. Perfetto. La prima cosa, vai. Mozzarella di bufala. C'è così una legata, già che tanto che sto riuscendo a fare dietro al bancone, Shoji mi ucciderà. No, Shoji non può dire niente ormai. In realtà mi ammazza mentre riprendo. No. Guarda, italianità, guarda. Altro della pizza di zeppo. Sì, no, è spettacolo. Se venite in Giappone non andate a Kyoto. Ma che cazzo fate? Da Rocco, per venire a Rocco a mangiare, dopo tornate in Italia. Esatto. Una roba del genere. Ma poi non potete più mangiare italiano perché piace più l'italiano di Rocco. Ma esatto, sì. Ma pensa di Rocco, la cosa.
Dopodiché, diciamo la verità. La nostra rucola. Giusto? I colori dell'Italia, eh? Esatto, capito? Un po' di. Ma questo è il bello di cucinare, che tu puoi. Personalizzare, con la tua nazione. Quindi, qui siamo a posto con la verdura. Io solitamente la condisco un po'. Ok. Poi ci metti pure scaglie di grano e pecorino. Sì. Metto scaglie di grano e pecorino insieme. Però preferisco appunto prima fare così. Diciamo, condire un po' l'insalata. Mamma mia, un capolavoro, ragazzi. Okay. Non so se vi sta venendo la curia in bocca, a me sì, ovviamente. Oh, salsiccetta. Qua la salsicciotta, che la metto a metà. A metà? Esatto. Giusto. Vai. Perché dopo taglieremo ovviamente il panino a metà. A metà, certo. Intanto una zassa da... Ci sta sempre. Una Felix. Oh, mettiamo le cipollotte. Mettiamo la super cipollotta. Come va? Come va? Bene. Bene. Comunque ragazzi, in rete, a parte tutto, se venite a Sendai, passare da Rocco è d'obbligo. Vero Shoji? Rocco tra l'altro ha avuto sul video della pizza ormai 340.000 visualizzazioni circa, eh? Perché Shoji è un figo? Shoji. Ha detto Shoji pure ad Apollo che. Sì. Shoji spopola tra tutti quanti. Ecco, è quasi pronto, prendiamo il nostro pecorino. Vai. Pecorino DOP, eh? Pecorino DOP. Vero pecorino. E questo perché è il tocco romano, no? Sì, è importato anche questo. Questo lo tagliamo a scaglie belle grandi. Sì. Bello. Guarda, vediamo, facciamo vedere un attimo una panoramica aerea del panino, guarda, proprio aerea, proprio, guardate, proprio un drone. Guardate quanti layer, eh? È o non è delizioso? Oh, ecco qui andiamo, vai. Esatto. Diciamo, tentiamo anche di tenere abbastanza ordinato anche il panino. No. Ed ecco. Dopodiché. Eccezionale. Esatto, teniamo così. Dopodiché prendiamo il nostro piattoncino. Questo piattoncino speciale panino. Ovviamente qua abbiamo questa. Perfetto. Vai. E qua. Uno. Piattato anche uno stile. Dopodiché io solitamente anche cosa, esatto, prendo due stuzzicadenti, esatto, grazie. Okay. Mettiamo così. Dopodiché il grana, che abbiamo questo tocco di classe che ti unge di detto, che fa leccare, mangiamo un po' con olio d'oliva. Questo qua olio d'oliva, anche questo olio d'oliva, guarda, non è olio di merda, è roba seria, è un po' rossa. Dopodiché, per chi non ci credesse, grana padano, vero, questo, sai pure quello, quanto è stagionato questo? Questo è stagionato sufficientemente per essere mangiato. Sì, no, perché mi sembra... No, 12 mesi, normale, 12 mesi, vabbè, 12 mesi, sì. È ottimo. Sì che è un pericolo perché io finisco per mangiarmelo sempre da solo. Sì, capito? Quindi, lo spalmiamo per sempre, per bene sopra. Sono orgoglioso del panino mio. Sei orgoglioso, anch'io sono orgoglioso di te che sei orgoglioso. È troppo bello essere orgoglioso. Direi che qui ci siamo. Dopodiché diamo una spalmatina di tutto sopra. Vai, ormai vedete. Non finisce più, ragazzi. Questo pure in Italia comunque un 8 euro te li fa, secondo me. Sì, beh, comunque c'è del lavoro sopra. Sì. Un po' di sale. E l'ultimo spazzettino di olio. Un po' olio. È un panino, è il panino classico del merda e quindi deve essere pieno di sassone. Deve essere uno sassone. Facci vedere. E questo è il panino d'olio. Ragazzi, è pronto. Fantastico. Un attimo qua, così facciamo una presa. Bella. Bella. Eccezionale, ragazzi. Grazie mille. Io me lo mangio solo io, tutto io. Intanto sono arrivati degli ordini, è ora di lavorare, non facciamolo cadere. E questo è il panino Davide Bitti. Grazie Shoji, c'è una pazienza Shoji, grazie mille. Vedete, passate da Rocco. Buon appetito.
Buon appetito. Buon appetito. Grazie Shoji, grazie veramente. Bravissimo Amedeo. Grazie mille. Se venite in Giappone, non andate nei luoghi turistici, venite da Rocco. A parte tutta l'atmosfera è sempre bella. Vero? Vero. Grazie, vi già poi tutto, iscrivetevi, condividete, mi piace, commentate, venite da Rocco, vi ci porto io e a fra poco. Grazie, seguite Davide Bitti. Grazie. Salutate Dark Polo Gang. Salutiamo Dark Polo Gang, sì. Dark Side Baby.